Buffalo Fest quest'anno, ottava edizione, è diviso in 5 micro aree. Aree che praticamente sono, tu che il villaggio è un villaggio aperto a 360 gradi, si paga solo per mangiare, perciò abbiamo l'arena del gusto, dove praticamente la mattina iniziano laboratori, il pomeriggio facciamo dei show cooking. Abbiamo il giardino delle idee, dove praticamente tutti i giorni parleremo della diversità e dell'inclusione a 360 gradi. Ci saranno talk molto importanti, start-up, presenteremo nuove start-up. Poi abbiamo la terrazza del gusto, che è un'area riservata alle istituzioni, nonché a tutto quello che è il mondo dei nostri partner. Poi abbiamo la parte più bella, che è quella del villaggio, dove tutti i nostri artisti, i nostri ristoratori, i nostri chef trasformeranno tutto quello che è la filiera in piatti spettacolari. Buffalo Fest è anche arte. Quest'anno con l'artista Christophe Murray presenteremo una estemporanea per i nostri ospiti che verranno a Buffalo Fest. Assessore Armato, un'ottava edizione che si conferma sempre ricca e che attira tanti turisti, tanti residenti per promuovere un prodotto unico. Sì, devo dire che Buffalo Fest è ormai un evento tradizionale della nostra città, che fa quindi parte della programmazione turistica, fa parte degli eventi che noi offriamo ai turisti, ma naturalmente anche ai nostri concittadini che sono affezionati a questa manifestazione. Quest'anno la manifestazione arriva per la seconda volta su Piazza Municipio, che già l'anno scorso c'è stata una prima sperimentazione sulla quale si dichiarò favorevole anche il sindaco. Arriva la seconda volta a Piazza Municipio con un programma però di organizzazione anche del traffico circostante, in modo da non appesantire la città. È un'edizione che viene dedicata alla diversità alimentare, quindi è dedicata al dialogo che ci può essere fra le diversità, fra le culture, fra gli stati, fra i popoli, anche in base all'alimentazione e al cibo. E credo che Napoli da questo punto di vista possa essere il luogo migliore per fare questa sperimentazione, questa sfida. Allora, consigliere Vincenzo Cirillo, delegato per Città Metropolitana all'agricoltura e alla promozione del territorio. Questa manifestazione promuove entrambe, è molto importante quindi per il nostro territorio. È fondamentale, anzi io apprezzo l'intuizione che hanno avuto gli organizzatori di Buffalo Fest, anche perché io la chiamerei Buffalo in Friends, perché loro, attraverso la promozione di una cosa fondamentale, un prodotto eccellenza del nostro territorio, la mozzarella di bufala, promuovono tutta un'altra serie di eccellenze, non solo, anche territorio. È un po' il lavoro che sto cercando di portare io avanti in Città Metropolitana, attraverso la promozione di luoghi, di paesaggi, ma anche di attività insolite e segrete. Ce ne sono tantissime e lo dimostrerà, lo dimostra già il nostro programma e tutta una serie di iniziative che da qui a breve porteremo avanti. Io apprezzo tantissimo questa manifestazione, perché veramente sta dando pregio ai territori. Una fiera che va sostenuta e che sosteniamo, devo dire, abbastanza, la sosteniamo nelle sue criticità, perché c'è anche un aspetto critico, ma anche nelle sue potenzialità dal punto di vista della promozione, dal punto di vista dell'accompagnamento di questo che è diventato anche il simbolo, il prodotto simbolo del nostro sistema agroalimentare. Ci sono tutte le condizioni per fare sempre di più e meglio, peraltro c'è una classe imprenditoriale vivacissima che sa fare il proprio mestiere e che sta mano a mano conquistando sempre più fette importanti dei mercati internazionali.